Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi un nuovo video. Questo è un video tutorial di Carnevale, che è praticamente di un make-up che ho provato a realizzare per mascherarmi per il giorno di Carnevale. Allora, io ho l'intenzione di mascherarmi da coniglietta. Vi ho già girato un video dove vi faccio vedere cosa ho acquistato per la festa, però lo vedrete dopo perché appunto sarà una sorpresa per i miei amici, quindi non lo voglio mettere in onda, quindi non, appunto non lo voglio mettere online prima della festa in modo che nessuno sappia niente. E però insomma vi ho girato intanto il tutorial anche perché mi sono molto divertita a farlo. Allora, preciso il fatto che io non sono una make-up artist, quindi non è che ho i prodotti giusti, giusti per realizzare un make-up di carnevale, però insomma ci ho provato. L'avete visto già in copertina, spero che insomma vi piaccia. E comunque niente. Allora vi dico solo che quando partirà il tutorial io ho già la mia base fatta con, allora, la Matte Base Corrector di Kiko. Poi ho utilizzato la BB Cream della Essential, che è un capellino scura, però so che effettivamente mi dura nel viso. Poi ho utilizzato la cipria di Color Trend di Avon, questa qua nella colorazione, vedete, Translucent Tan. E poi ho già fatto le sopracciglia con queste due accessori, che è la matitina, questa qua per sopracciglia nella colorazione blonda di H&M, e il Lash & Bow di Essence, che è il gel appunto trasparente. Detto questo ragazzi, io vi lascio al tutorial, fatemi sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto dislikeate. Io, come vi ho detto, ho cercato di utilizzare prodotti molto 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 semplici che comunque ho in casa. Insomma, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Vi mando un bacione e vi lascio il tutorial. Ciao! Ad applicare il primer e uso quello di Avon e lo applico sia sulla palpebra dell'occhio che sopra il sopracciglio, perché poi insomma avete visto come viene il trucco realizzato, quindi lo applico sia sopra che sotto. Una matita nera, e questa una matita nera con un tratto un pochino meno deciso che avevo trovato nella palette che mi aveva regalato Gabriele per Natale. Sotto trovate tutti i marchi, e la applico intanto all'interno dell'occhio. Poi all'interno dell'occhio vado a ripassare con la matita nera, quella di Essence, perché sapete io la sto utilizzando in quest'ultimo periodo e mi piace molto, e soprattutto diciamo aiuta molto di più a tenere, cioè resiste parecchio. Ora questa matita qua non l'ho ancora testata. Allora, fatto questo ragazze, inizio subito a disegnare l'occhio. Allora, prendo questa palette qua di Winnie, che è la numero 01, e vado a prendere il, c'è un rosa, vedete, vado a prendere questo rosa bello acceso con un classico pennello a lingua di gatto, e lo vado praticamente ad applicare sopra il sopracciglio. Una volta applicato il rosa, sempre con un pennello a lingua di gatto, prendo dalla stessa palette il bianco e lo vado a sfumare sopra. Vedete, lo sfumo proprio sopra. Ora,
Io utilizzo questa palette perché i colori sono veramente molto pigmentati e andandolo a sfumare sopra, così vado, vedete, a cerco un po' di miscelare i colori. Poi prendo una matita grigina. Io ho quella, la Long Lasting di Essence, ok? E praticamente vado senza troppo scavare a fare così. Vedete, vado a creare tipo come se fosse il pelo. Poi pennello da sfumatura, subito velocissimo pennello da sfumatura e vado, vedete, a sfumare il bianco con il grigio. Questo mi serve, che sembra praticamente che abbia, vedete, fatto i segnini del pelo. Carino, carino, carino. Sfumo bene, mi raccomando. Sfumare molto, molto, molto bene. Se si leva, si riapplica, non è un problema. Ora purtroppo io e qui ci siamo, voilà. Ora io avendo l'attaccato da bassa, torno a ripetere, non è semplice. Poi, sempre con il bianco, vado a terminare, quindi vado a unire praticamente il rosa alle mie sopracciglia. Ok, e questo è uno ed è fatto molto 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 carino. Poi riprendo il pennello a lingua di gatto con il quale ho applicato il rosa e lo vado a ripassare in modo da rendere, diciamo, il rosa più definito. E qui ci siamo. Poi, fatto questo, ragazze, vado a fare la parte sotto dell'occhio. Allora, per la parte sotto dell'occhio il procedimento è il solito, cioè vado a fare tipo a definire il peletto con la matita grigina e poi dentro lo coloro praticamente di bianco. Allora, vedete, mi disegno praticamente i tratti. Molto, molto, molto fino, cioè mi disegno i tratti appunto con la matita. Ok, prendo il mio pennello da sfumatura e mi sfumo intanto il tratto così e poi vado ad applicarci dentro il bianco con il pennello a lingua di gatto. Fatto questo, voi direte, oh, che schifo, lo so, lo direi anch'io. Allora, mi riprendo la mia matita nera e mi traccio la riga qua, una e due, una e quindi intanto ho fatto il pelo. Poi prendo un rossetto rosso e mi disegno la punta del naso. Mi disegno proprio il cuoricino sul naso e lo lascio ovviamente asciugare. Poi riprendo la mia matita nera e mi faccio questo disegno qua, da qui che arriva sotto la bocca. Guardate.
Ok, mi sono disegnata praticamente questa parte della bocca qua. Adesso riprendo il mio pennello a lingua di gatto con il quale abbiamo applicato il bianco e inizio a, a disegnare il dentro. Prendo la matita nera e definisco il bordo del nasino. Voilà. E poi mi vado a fare i baffetti. Quindi da qui. Poi prendo e mi faccio ovviamente i dentini. Poi prendo un bel blush rosa con le dita e lo sfumo tutto qua. Vado a mettere un po' di mascara, una bella quantità di mascara o le ciglia finte. Io penso di usare le ciglia finte poi per carnevale. Voilà. E il make-up